Ciao a tutti da Quadricottero News. Oggi facciamo un'altra prova su Anafi e successivamente anche sul Mavic Pro per vedere come entrambi svolgono le funzioni semiautomatiche di volo, come il Circle e l'Helix per il Mavic Pro e le funzioni equivalente sul Parrot Anafi che si chiama Tornado. Questa volta registro sia a 4K 30fps sia a 1080p 60fps per entrambi e vediamo come si comportano in questi voli. Allora, possiamo decollare. Qua ho un iPad con l'app per iOS di Anafi. Si preme il tasto e decolliamo. Come al solito, subito dopo il decollo tende un po' a muoversi. Probabilmente ha un VPS non molto preciso che probabilmente verrà sistemato con le prossime release firmware. Ok, come si vede il Mavic è decisamente più fermo rispetto ad Anafi, anche se c'è un leggero venticello lui scuote leggermente, ma è un po' più fermo rispetto ad Anafi. Si può comunque gestire lo stesso, diciamo, per chi ha esperienza di pilotaggio. Proviamo a vedere più in alto cosa accade. C'è un leggero vento. Andiamo leggermente più in alto. Come si può vedere da qua l'alberello lì, c'è un leggero vento. Notare comunque la silenziosità. Thank you.
abbiamo soltanto il 3% e quindi dobbiamo scendere. Bene, direi che è tutto. Possiamo anche atterrare. Adesso è uscito un po' di vento. Purtroppo ci sono le pietre. Ok, questo potrebbe essere un buon punto. Proviamo. Quando pubblicherò questo video ci saranno anche i video di confronto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie a tutti e alla prossima con Quadricottero News.